Ciao ragazzi, bentornati nel canale. Oggi video un po' diverso perché, come vedete alle mie spalle, ho questo Landini 7500 3850 di cilindrata. Cosa andiamo a fare? Andiamo a fare un bel tagliando con il lavaggio al motore. Io gli sono già procurato tutti i pezzi, che poi ovviamente vi lascerò linkati sotto nelle descrizioni. Prima di partire con l'operazione, vi ricordo ovviamente, se ancora non l'avete fatto, di iscrivervi al canale, attivare la campanella e mettere anche un like se magari questo video vi può essere d'aiuto, magari qualcuno ha anche questo tipo di veicolo. Possiamo partire subito con tutta l'operazione. Vai! Per quanto riguarda i prodotti, ragazzi, vi faccio vedere cosa vado a utilizzare per fare tutta l'operazione. L'olio è questo, è l'Ambra Super Gold 15W40 e con specifiche CF4/SG. Comunque le potete ritrovare anche poi dietro. Oltre all'olio, come vi dicevo, voglio fare anche il lavaggio al motore. Per farlo utilizzo il Motor Clean. Ne ho prese due confezioni perché una confezione tratta fino a 5 litri. Già lo conoscete il prodotto, l'avete visto già nel canale in funzione. Questo servirà per andare a dare una pulita all'interno del motore. Oltre a questo, poi ovviamente abbiamo il suo filtro dell'olio e il suo filtro gasolio. Oltre a questo andrò a utilizzare anche il diesel purge, questo qui l'avete già visto anche su un altro video, per andare a pulire tutto il sistema di alimentazione, di iniezione del trattore ovviamente. Lo andrò ad utilizzare, lo andrò a mettere direttamente all'interno del serbatoio. Fatta la carrellata sui prodotti che vado a utilizzare, direi che possiamo procedere e iniziare tutta l'operazione. Andiamo! Portato a temperatura il motore, come vi dicevo, iniziamo il lavaggio con il Motor Clean. Lo tolgo dalla confezione e vado ad aprire. Apriamo il tappo e inseriamo intanto la prima confezione. Adesso metto l'ultima parte e vado ad accendere il motore, lo lascio girare almeno per 10 minuti. Io farò 10 minuti, un quarto d'ora, lo lascerò al minimo girare, così si effettuerà proprio il vero e proprio lavaggio. Ora accendiamo il motore. A questo punto, ragazzi, ho spento il motore, l'ho fatto girare all'incirca un 15 minuti e vado a fare lo svuotamento del motore, dell'olio motore. Il tappo è qui, con chiave da 27, vado a scolare tutto l'olio. Io utilizzerò questo recipiente, poi ovviamente, ragazzi, io vi ricordo sempre che l'olio esausto lo dovete andare a portare poi nell'ecocentro più vicino a casa vostra. Ho messo il trattore leggermente in pendenza così che tutto l'olio possa defluire in maniera ottimale. Dopodiché andremo anche a sostituire il filtro. Procediamo.
Adesso che l'olio è praticamente quasi del tutto defluito, vado a togliere il filtro dell'olio, quindi dovrò andare a spostare la bacinella. Vado provvisoriamente a chiudere il tappo, che poi ovviamente andrò a riaprire una volta tolto il filtro. Chiave a fascetta e andiamo a tirare giù il filtro. Vado a riaprire il tappo e lascio scolare il tutto. Nel frattempo che l'olio in coppa va a scolare l'ultima parte, andiamo a mettere su il filtro dell'olio nuovo, che è un Perkins. Il codice è 2654407. Vado a scartarlo. Diamo una piccola lubrificata qui alla guarnizione, basta anche con il suo olio, quello vecchio, e possiamo applicarlo. Perfetto. Basta stringerlo a mano, è più che sufficiente. Scolato ormai tutto l'olio, vado a mettere il tappo e vado a richiudere. E diamo una stretta. Perfetto, direi che così può bastare. Chiuso il tappo, andiamo ad eseguire il riempimento. Vado a misurare il livello dell'olio. Come vedete, in punta c'è già qualche segno, però non è neanche a livello minimo. Dovrò ad andare ad aggiungere olio. Il livello minimo è questo, come vedete da questa tacchetta qui piccola, e il massimo qui dove c'è anche la freccia. Vado a mettere altro olio e poi andiamo a rimisurare ancora. Ottimo, sono andato ad aggiungere agli ulteriori 5 litri che avevo già aggiunto. Vado a rimisurare la stina e vediamo come siamo messi. Prima pulisco e poi rimetto dentro. Faccio passare qualche secondo e tiro fuori. Come vedete, la metà all'incirca è qui, siamo leggermente al di sopra. Quindi adesso, senza problemi, posso accendere il motore, far girare il motore al minimo per qualche minuto, dopodiché andrò a ricontrollare il livello e, qualora sarà necessario, andrò ad aggiungere la quantità mancante. A
questo punto, ragazzi, ho fatto girare, come avete visto, il motore per alcuni minuti, l'ho fatto girare bene e sono andato a ricontrollare l'olio. L'olio era a metà astina, tra il minimo e il massimo. Ho fatto un'aggiunta, ho inserito totali 6,5 litri di olio. Per arrivare al massimo dovrebbe essere all'incirca 7 litri. Non metto fino al massimo, questo perché qualora un domani se si voglia mettere qualche additivo di protezione del motore lo si può fare senza andare ad aspirare o togliere l'olio. Vi faccio vedere però, cosa interessante, come ha lavorato il prodotto di lavaggio, perché il colore dell'olio, anche dopo aver fatto girare il motore alcuni minuti, rimane sempre comunque bello chiaro. Ve lo faccio vedere. Rimane sempre bello chiaro. Siamo qui a 3/4 astina. A questo punto mi sono spostato dall'altra parte, dal lato opposto del motore, dove qui troviamo il filtro gasolio. Per andarlo a togliere dobbiamo prima andare a togliere questa vite. Utilizzo una piccola tenaglia e vado a svitare. Ovviamente mi sono messo un secchio sotto per andare a raccogliere il gasolio che uscirà. Vado a sfilare il perno, la scodellina e vado a togliere poi anche il filtro. E andiamo a mettere il filtro nuovo. Tolto il filtro, eccolo qui. Vi faccio vedere il ricambio che sono andato a comprare ed è un UFI 2436000. Vi faccio vedere all'interno, oltre al filtro, ovviamente, cosa vado a trovare. Qui è il filtro e qui ci sono tutta una serie di guarnizioni, perché ne abbiamo una guarnizione qui al suo interno, una dietro, che questa non andrò a sostituire perché non è presente nel kit, ma ci sono altre guarnizioni che sono proprio sull'attacco del filtro e ve lo faccio vedere ovviamente poi dopo. Iniziamo quindi con sostituire la prima guarnizione, quella del coperchio. Semplicemente andiamo a togliere il perno, lo mettiamo in parte, cacciavite piccolo e andiamo a sforzare in questo modo, facilmente viene via. E qui siamo a posto, andiamo a rimettere il suo perno. Qui vi faccio vedere, andrebbe una guarnizione, ma purtroppo questa io non ce l'ho presente nel kit, quindi rimarrà questa. E basterà andarlo a reinserire in questo modo. E qui abbiamo fatto. Qui invece, dove si aggancia proprio il filtro gasolio, abbiamo due guarnizioni. Una è questa e l'altra è interna, è questa qui, un O-ring. Basterà puntarsi e forzare in questo modo. L'andiamo a togliere e andiamo a togliere anche l'O-ring. Eccolo là, anche questo. Andato a lubrificare leggermente le due guarnizioni, vado a montarle. Non potete sbagliare ad incastrarla perché la guarnizione non è tonda normale, ma è bensì è quadrata e ha solo una sede possibile per l'incastro. O-ring, perfetto, montato anche questo. Sostituite le guarnizioni e lubrificate, vado a mettere il filtro. Semplicemente questa parte la incastro così e vado ad avvitarlo con la vite che c'è qui sopra. Chiave a bussola da 11 e pinza, vado a chiudere il filtro. Da qui lo tengo fermo e qua vado a girare. Basterà veramente molto poco. Perfetto, così ci siamo. Messo il filtro, ragazzi, dobbiamo spurgare un attimo il filtro dall'aria. Per farlo vado ad aprire
un attimo qui in alto con chiave da 16 e contemporaneamente vado a pompare qui questa piccola pompa. Vedete l'aria che si forma? Spurgata tutta l'aria, vado a richiudere. Allora ragazzi, purtroppo non è bastato quello, come estremo siamo andati ad aprire sia dalla parte della pompa, poi sono andato ad aprire un attimo gli iniettori, abbiamo fatto girare il motore un attimino, è uscita tutta l'aria e adesso eccolo qui. Abbiamo sostituito il filtro a gasolio, per fare un ottimo lavoro andiamo anche ad inserire all'interno del serbatoio il diesel purge, che serve per andare a pulire tutto il sistema di alimentazione e anche andare a pulire quello che sono gli iniettori. Questo lo utilizziamo praticamente quasi puro perché all'interno del trattore c'è veramente poco gasolio, quindi ci saranno all'incirca 2 litri. Andrò a metterne 2 confezioni, andrò a far girare poi il trattore, lo utilizzerà con questo prodotto all'interno ed andrà poi ad eseguire in automatico il lavaggio della parte di iniezione. E vado ad aggiungerlo così. Vado a richiudere il tappo. Qui siamo a posto, andiamo a dare un occhio al livello del radiatore, anche al filtro dell'aria. Per verificare il livello del liquido radiatore è semplicissimo, il radiatore è qui e il tappo è nella parte superiore, giriamo, basta premere e lo tiriamo su. Ci basterà verificare visivamente la presenza di antigelo all'interno del radiatore, in questo caso è a livello, lo vedo, è perfetto. Vado a richiudere e passiamo al filtro dell'aria. Troviamo una specie di filtro sopra qui in questa parte che andremo poi a togliere con una chiave da 10. E qui troviamo una prima parte che andremo a pulire. Sotto qui c'è una seconda parte, c'è un filtro di acciaio all'interno, a una anima di acciaio, l'andrò a togliere e andrò a pulirla. Come vi dicevo, ecco qui la parte inferiore del filtro dove è presente un filtro in ferro. Andrò a pulirlo e poi andrò a rimetterlo al suo posto. Tolto l'olio al suo interno, qui come si vede un po' male purtroppo, qui c'è una tacca e questo segna il livello dell'olio. Dovremo andare a riempire quanto basta fino alla tacca. La parte superiore del filtro semplicemente la andrò a soffiare con dell'aria compressa. Soffiata la parte superiore del gruppo filtro, vado a rinnestare il tutto, rondella e dado da 10. Perfetto, e direi che ci siamo anche qui. Ed eccoci qui ragazzi, abbiamo finito di eseguire il tagliando su questo trattore. Ho qui con me questa mia amica che mi ha fatto compagnia per tutto il video, infatti la sentirete poi che canta anche lei. Ragazzi, io vi ricordo, se ancora non l'avete fatto ovviamente, di andare ad iscrivervi al canale, attivare la campanellina ovviamente per rimanere aggiornati sui prossimi video. Se vi ho dato anche una mano anche questa volta, lasciate anche un bel like. Noi ci vediamo in un altro video, un salutone da me e anche da lei, ciao.
Ciao Michele, volevo informarti che in questi giorni ho fatto un po' di lavori col trattore, utilizzando anche attrezzi che hanno bisogno di potenza, tipo l'erce rotante, e devo dire che il motore va veramente alla grande, sicuramente anche meglio di come andava prima del tuo intervento. E dopo averlo usato ho anche controllato l'olio motore ed è ancora bello, quasi come appena cambiato. Quindi quei prodotti che hai utilizzato per la pulizia del motore, devo dire che hanno fatto veramente il loro lavoro egregiamente. Quindi che dire, grazie ancora e buon lavoro per i tuoi futuri interventi. Ciao, grazie.